Io vorrei sapere quanto stanno, chi lo posso chiedere? Intanto Sandro ha appena dato una ripassata agli appunti, giustamente per vedere cosa fanno gli orsi in unica soluzione. Nicolas! Forza! Di round di Bella Vernon mitico. Totale quanto stanno? Chiedi. Saluto a Leo, chiedi. Grande giocatore di Roma, uno dei pochi di Ajax che segue anche Tekken. Ci ha provato a fare un po' di thread, un po' di post sensati nella nostra community, ma noi allora, tiriamo solamente Shoryuken. Intanto il panda lancia in orbita la povera Xiaoyu. Ha vinto, vince Neas. Vediamo lì. C'era nel frattempo la sfida Silvio di Sandro, contro Neas, il migliore video Europa, mi hanno informato prima. Quindi Silvio è fuori, fuori anche da loser. E Neas va avanti. Raggiungiamo la stratosferica quota di 41 persone che ci seguono da casa. Io ora voglio fare una cosa. Cosa vuoi fare? Loggare tu? Ma non puoi farcela, non c'è banda. È impossibile. Bella idea. Funziona chiaramente, io lo faccio ogni tanto quando c'è campo. Se poi vai fuori magari mi dice anche quando. Osti, si apre la guardia, sì. Che botte. Presa, ricordiamo, la presa si schippa con due ed anche dopo che sei stato preso, se ti hai premuto il tasto giù, non ti becchi la gioco. E non me lo dici. Me l'hai appena detto. Bravo. Fatto bene. Non lo sapevo. Tanta roba. Forza orsi. Trottolino. Mamma mia. Bravissimo, lo intercetta. Xiaoyu è un personaggio piccolo. Gli orsi sono personaggi grandi, quindi chissà cosa entrerà e cosa no. Lì. Perché Xiaoyu è un personaggio piccolo di statura. Quindi alcune combo non entrano. Gli orsi sono personaggi grandi. Quindi entrano alcune combo sballate o simile proprio dal fatto che. Intanto gli orsi infatti stanno facendo un casino, tutti a schermo, uno pari, palla al centro, tutto da rifare, un round a testa, bravi ragazzi. Intanto stanno entrando i pinguini, penso che abbiamo davvero aperto la porta. C'è la porta aperta, va bene lo stesso. Sì, fa proprio freddo. Sequenza di calci, non riesce a fare nulla l'orsone, tagga, si salva, infinite di Tekken 2 che va a vuoto ed è sbagliatissima infatti. Imparabile che c'è fuori, no, non vince! Zanella, non così! Ecco appunto. Presentati. Sono Devil SSJ, ciao, sono un giocatore del team romano. Di Roma? Nuovo quanto? Da quant'è che giochi? Da... A Roma ti ho visto però, quindi... ok. Tanto che è imparabile entrata. Cos'è successo? Schermo. Mamma mia. Buono, buono. Come hai beccato Tekken? Com'è che hai iniziato? Avete sentito ragazzi da casa? È importante. Dovete anche voi iniziare a giocare e approfondire e fare i tornei. Che poi prendete gli orsi. C'è bella gente, grazie. Diamo un senso su streaming. Magari becco. Eccoci qua, magari becco il boom di ingressi di utenza. Di spettatori. Bravo Orso! Bravo Orso! 1-0. C'è solamente una soluzione. Sandro dovrebbe strofinare il pete con il suo guantino, con il suo telo azzurro. Il palo, il panno delle magie. Vediamo la tensione intanto sulla faccia di Irene. La ragazza di Zanella. Yeah. Forse Sandro voleva cambiare, no, anche la nostra ragazza immagine di Tekken nei nostri tornei, presenza fissa, grande prova tra parentesi, complimenti.
Secondo match, subito un ceffone, buona partenza per Panda, per Dark Greeting. Interrompe Xayu. Ah, launcher pieno però. Che botte. Fa male? No. Sandrone è d'accordo su quello che diceva Villais in chat. Esattamente. Checkmate chiedeva a Silvio ed Eneas chi ha vinto, e ha vinto Eneas. Sti cazzi, quindi esatto, nel bracket loser. No, ho capito, esatto, però qui è insieme. Ancora un po' indietro. No. Ho capito, certo. Grande Eneas. Ricordiamo che anche Silvio accusava i sintomi di post stress traumatico, sono non so quale tipo di lag della postazione streamante, e non ha voluto giocare sulla postazione bella. Non è servito a niente perché è stato eliminato. Ha perso. Succede. È un classico, c'è il terrore. Sai com'è andata? Succede, però non riusciva a giocare. Ah, infatti. Ah, è perché lo usi lei, tu ci credi, però... Non lo so, l'ho visto un po' incerto. È servito, però sì, è servito, esatto. Oh, poi dobbiamo parlare, in effetti, dove ci penso. Intanto vediamo sto orso. Non ce l'ha fatta. Ha boccato. Sandro, giustamente, giocatore di esperienza. Tecca. Arriverà. Il quaderno delle meraviglie. Porca miseria, qualche troppo scala. E il muro ringrazia. Fa poco male, m'han detto. Vai. Vediamo, vediamo. Ah, eccolo lì. Non era Coppola, era fatta bene. Occio, preso. Bravo. Sandro 1. Ma magari lo fa apposta. Studia il personaggio, lui ci crede tantissimo. Tanto che sei una rosica, giustamente. Eh sì. Ah, ok. Male. Harry Potter il trattore, l'abbiamo nominato. Ha iniziato. Harry Piston, però qualsiasi roba azzeccava sempre la counter. Sì, cioè solo cose. Mamma mia, infatti. 3-0 pulito, grazie, ciao. Appunto. Per questo ci si stupiva del binario. Chi manda il loser qui? Vediamo se indovina in quello. Sentiamo il pronostico comunque di Sandrone. Quindi adesso abbiamo in finale Winner, Harry Potter e Mignali e Radio Food. Non si dice? Non si dice. Round 2. Fight. Momenti game streaming. È felice, di buon umore. E questa winner final. Non ha altro da fare.
Troppo superiore so. Ma non è vero, è teso, dai. Che bomba. Eccolo. Questo è bello, cazzo. Chiudila. Bravo. Bravo Zanem, bravo. Uno straniero, Shamir. Ma che ne so? Chiedilo. Dio in chat. Ciao. Abbiamo un arabo. Ah, ok. Hi. Hi, Shamir. Vabbè, ho un sequenza di pugni, no? Preso a terra. E parabasso. Dai. Ed è Tekken 2 che... ho capito, ma è un counter. È un panda. No, è vuota, vuota, vuota. Si è visto bene. 1-1. Beh, lì c'è la persona grossa. Ostiche male. Lo lancia. Non tantissimo. Però, 44. Sì. No, infatti non si vede mai qua. È uno dei parametri di... quando... perché anche quanta gente c'è dietro influenza se lagga. Perché è comunque la macchina di... quando manda fuori il flusso è una. Volendo sì, però perché dovrei adesso? Cioè, sì, sì, si fa. Sì, sì, sì. Però di solito è l'ultima... Che? Ti dà fastidio? Oh, intanto comunque vorrei fare attenzione. Attenzione! Hopkick a Monzo vinto! Bravo! Due a due. Due a due. Ma è lui. No, ha sbagliato lei. Ma è una, è un altro arabo. Attenzione, il dominio con perfetto di Zanella. 2-1 per Zanella. L'incredibile. Neanche Irene ci crede, si gira verso di lui e controlla se davvero, davvero giocando dal greeting. Bene, bene, bravo. Rimontone. Cheng, cosa fate streaming? Cosa fate streaming? Quindi poi avremo in streaming Cheng versus Xeon. Cheng dichiara, vengo a spiegarvi come si gioca. Punizia. No. A vuoto. Osti che ceffone. Bravo, l'ho aspettato, eh. Bravo. Imparabile a vuoto. Basso, quello che dicevi? Ok. Ve lo diceva prima. Beh, intanto cosa è successo? È rimasto sopra la tip. Vabbè. Ah, ok, ok. Invece bello lo scambio. Me ne vado.
scongiurati pericoli. Sandro, attenzione, vince Zanella. Non posso distrarmi un attimo. Bravo. Davvero bravo. Bravo. Bravo.